Ciao a tutti! E ciao a tutte! Allora, come avrete già visto nel vlog, siamo stati ai Gigli e siamo andati da H&M, Toy Center, che poi è Bimbo Store, sì, e Primark. Soltanto che li facciamo due video haul divisi perché vogliamo un po' parlucchiare nel video e se no viene troppo lungo e forse diventa noioso. Sì, poi facciamo 3 ore di video, non è conveniente. In più non è tantissima la roba, ma poi alla fine ci dilunghiamo e quindi preferiamo dividerli. Quindi iniziamo con questo video, sì, dove vi facciamo vedere quello che abbiamo preso a Toy Center, Bimbo Store, Toy Center, insomma come lo volete chiamare. Ora Bimbo Store vende più vestiti, sì, queste cose. Mentre qui Toy Center è la parte dove ci sono i giochi, ovviamente i giocattoli. Toy Center. E quindi dico, è diviso così, ma alla fine la catena è la stessa. È la stessa. Comunque, stringiamo perché sennò ci dilunghiamo ancora. Siamo stati appunto al Toy Center e abbiamo preso dei giocattolini perché ci siamo accorti che Andrea praticamente non aveva più giochi, perché io ero convinta che nel trasloco uscisse qualcosa delle bimbe quando erano piccine, invece poi alla fine ci siamo accorti che tutto quello che avevamo delle bambine era stato già tutto regalato un po' alla volta e praticamente è rimasto il zero totale. Sì, poche cose di vestiti così per sbaglio, sì, ce li siamo ritrovati perché erano messi via, non ce ne eravamo accorti e sono rimasti lì. E nulla, quindi alla fine abbiamo deciso che, siccome la bambina l'abbiamo vista che inizia a voler afferrare le cose, si guarda intorno, è curiosa, allora abbiamo pensato che qualche giochino, anche per farla un po' allenare, un po'. Ci stava bene da comprare. E abbiamo optato per andare lì e abbiamo trovato questi giochini che adesso vi facciamo vedere. Tra l'altro, aspetta Babbo, ti interrompo. Avevo visto anche su Amazon alcune cose, però ho pensato di andare lì a vedere perché di solito ci sono delle offerte e così è stato. Ma non solo, tra l'altro, perché noi abbiamo visto dei giochini su Amazon che, visti dal cellulare, sembravano ottimi. Poi li abbiamo visti di persona e alla fine abbiamo deciso che non andavano bene perché non ci piacevano. Mentre altri il contrario. Sì. E quindi diciamo che è stato meglio così. Meglio vederli dal vivo che vederli da una foto. Perché le foto magari sono viste, sono fatte bene, quindi sembra chissà che, e poi arrivano a casa su Shopee. Mi sono accorta, questa è la stessa marca della palestrina, che ci siamo trovati anche bene. Comunque vabbè, partiamo da questo. Li vedete già scartati perché ci abbiamo già fatto giocare. Non mi sembra che l'hanno visto nel video, forse sì. Sì, nel vlog che comunque dicevamo. Abbiamo preso questo giochino qui, che non è altro che un giochino che un sonaglino se lo sbatti, le orecchiette che fanno rumore, che penso sia una busta di plastica all'interno, e questo diamantino che è gommato che si può mordere. E in più si attacca. Buste di plastica sono così di plastica. E poi si attacca sul maniglione dell'ovetto, del carrozzino, del passeggino, in base. Cioè, basta metterlo così. Addirittura io gliel'ho messo anche intorno al polso. Sì, si può mettere dove vogliamo, tanto alla fine è una specie di. I dentini. Sì. Con i dentini a denta, la gomma sotto. Simpatico. E infatti, con le manine. Diciamo che questo è stato il regalo più azzeccato, perché quello che ha giocato più di tutti. Sì. Sì, sul passeggino ha preso meglio. Poi abbiamo preso questa ranocchia. Aspetta, babbo, quella è venuta 10,99€. Sì, 10,99€. Questa invece, sta ranocchia bellina, fa la sveglia. È suonata la sì. Questa ranocchia in pratica non è altro che un giochino con delle palline in questo rullo che giri e fa rumore. Le manine sono di gomma che si possono afferrare, si possono mordere. La faccina è semplice faccina, quindi penso che non si faccia nulla con questa faccina. No, niente, sorride. Cosa sorride? E la bambina lo prendeva, ci giocava, lo guardava, lo tirava. Diciamo che anche questo. Si fa girare proprio la pallina con le manine. Sì. E poi infine abbiamo preso anche questo, che praticamente non sono delle altro che delle chiavi di gomma, che sono buone per farla mordere, farle giocare, comunque c'ha una buona presa. Questo non l'abbiamo ancora aperto perché appunto oggi siamo stati fuori, gli altri ci venivano più comodi. E tra l'altro vorrei mettere il sonaglino, quello di peluche morbido, lo vorrei mettere questo. Sì, lo vorrei mettere destinato al passeggino, all'ovetto.
E gli altri due magari in casa quando gioca sul tappeto. E poi magari torniamo e volevo prendere le costruzioni quelle morbide. Sì. Ma altre cosine. Che avevano anche Maria Chiara e Nadia, quindi sì, siamo trovati bene. Sì, per farle giocare. Tra l'altro le costruzioni morbide innanzitutto non si fa male, non ci facciamo male neanche soprattutto noi. Soprattutto i nostri piedini quando li colpiscono, ecco, non si fanno la bocca. E in più appunto li stringe, li può mordere, non si fa male appunto lei. E niente, in teoria abbiamo fatto vedere tutto, giusto? Sì, sì, abbiamo speso 22,37. Allora, sui giochi, questo no, il prezzo pieno, dicevamo appunto 10,99. E invece sui giochi, babbo, aiutami. Questi qui della Chicco, sì, in pratica c'era l'offerta. C'era un'offerta. E praticamente l'offerta riguardava... Allora, tengo lo scontrino in mano perché appunto a me non mi ricordo bene sì, i prezzi. Sì, ma diglielo tu che ce l'hai in mano. Praticamente ogni due giochi della Chicco, però, che si compravano, il secondo veniva scontato del 50%. E alla fine, praticamente... Questo è venuto a costare... Allora, questo è venuto 5,99 e questo è venuto 8,99. 8,89. 89, sì? Ok. E in più abbiamo fatto la tessera ci ha permesso di avere praticamente 3,50 € di sconto. In più abbiamo accumulato 24 punti. Quindi se vi capita, magari ora le date non me le ricordo di quando dura l'offerta, però sull'applicazione del Toy Center sì, se ce l'avete, lo potete vedere, o comunque sui vari volantini. E appunto, se ne avete bisogno, appunto. Toy Center ovviamente è finito. Posa tutti bello sì, perché sennò poi me li perdo. Aiuto, mi spiego. Eccola qui, la nostra bellissima busta di Toy Center, dove babbo mette tutti i giochi dentro. Ok. E con questo abbiamo finito. Poi siamo stati da H&M e abbiamo preso, come cosa più semplice, queste, le mutandine, un set di 7 mutandine, infatti si chiama set di mutandine, della Disney con raffigurata Minnie e Figaro. Pagate 17,99. A qualcuno potrebbero sembrare anche care, ma le mutandine, le canottiere... di H&M sono veramente buone, le stampe non vanno via o comunque ci mettono molto per sciuparsi, se uno le lava per bene ovviamente, le cuciture, dammi un attimo, eccole, dell'elastichino qua intorno, comunque ora in queste non ci sono, però se hanno fiocchini tendono a non staccarsi, a non sfilacciarsi, non si sciupano, rimangono sempre perfette. Addirittura pensate che Maria Chiara ha usato delle mutandine e mi erano rimaste di Eva. Quindi pensate la differenza d'età. Quindi se uno le lava, insomma, per bene, nei programmi giusti, le cose non si sciupano e rimangono integre. E mentre per dire quelle di Primark, che le prendo perché comunque tanto tutti i giorni appunto le mutandine si cambiano, però magari il fiocchetto, l'elastichino tende a sfilacciarsi, sì, e sciuparsi. Quindi compro sia quelle più frou-frou, mi sembra 4 euro, un pacco ce ne sono 10, però compro anche queste che magari costano quasi 18 euro, ma sono buone. Esatto. Poi abbiamo preso un pigiamino. Arrivando la valletta con questa. Eccola qua, è 6 anni. Abbiamo preso 6-8 anni, sempre 17,99. Vediamo se si vede da qui. C'è maglia? Sì, 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 c'è. Aspettate. Maglia, vabbè, facci vedere anche. Aspetta, ti aiuto. Sì, anche i pantalonzi. Pantalonzo. Aspetta, mettimelo sopra. No, è il contronzio. Eccolo, conzio. Pantalonzio. Ce la facciamo? In due? In due non ne facciamo uno, vai! Maglia e pantaloni. Maglia e pantalonzo, tutto ponzo. Stasera sarò proprio, Ponzo Pilato. Comunque, maglia e pantalone di Elsa. Poi abbiamo preso queste maglie, che sono tre, sono sia per Maria Chiara che per Nadia. Ci sono praticamente... Misura, babbo? Misura... 6-8 anni, mi sembra. Sì, 6-8 okay. Anni. 6-8. Sono proprio Pokémon originale. Vedete, Pokémon originale. E ci sono tutti, una maglia è tutta fantasia con tutti i Pokémon. Un'altra c'è Pikachu, che è praticamente
disegnato così, senza colori, e un altro invece è proprio colorato, bellino. Sicuramente alle bambine piacerà, chi lo sa, poi vedremo. Ma qui c'è qualcuno dietro la telecamera che sembra proprio contento. Vediamo un po', venite a vedere, venite. Proviamo a vedere un attimo. Una è in pigiamata e una vestita. No, vieni amore, vieni qua. Di qua. Che c'è Andrea che ha finito di poppare. Allora, dite un po', mi sono piaciute queste maglie? Tantissimissimo. Siete contente? Le dovete condividere però, eh? Sono sia per Nadia che per Maria. C'era solo queste tre fantasie, c'erano. Che sono bellissime. E abbiamo preso un'età che va bene a tutte e due, va sia bene? Sia 6 che 8 anni. Okay. Possono metterla dai 6, 7 e 8 anni. Tanto sono estive, le maglie estive ve le potete scambiare bene. Ok? Sto giocando con la mia paglietta. Sì. Ok? Ok? Vai. Continuate su, andare contente? Su. Contente? Sì, vai, aiuta sì. Nadia. Salutate però. Ciao! Aiuta Nadia a mettere il pigiamino. Poi abbiamo preso questo set di tre maglie che sono con disegni di non so che cos'è. Roar sarà una. Sono leopardi. Un saluto a Giacomo Leopardi che ci sta guardando da lassù, ovviamente. Comunque, vabbè, il set è da 3, viene 14,99 euro. Babbo, fai vedere il prezzo. Aspettate, vediamo se si vede. La taglia è sempre la stessa. 4-6 anni, non è la stessa. L'ho presi per Nadia. Allora, sono 3 e le, come si dice? Le magliettine. No. E c'è questa qua. Poi, aspettate che upla. Una rosa semplice, senza stampa, senza niente. E l'altra, guardate che bellina. Mm-mm. Fatta così, marroncina più scura. Con tutti i leopardi. E con l'infinito di leopardi. Ok, è rimasto solo quello, giusto? Sì. Perfetto. Dopodiché c'era l'offerta del 3x2. Sì, sulle cose basiche, sì, magari paghi, ci sono tre pezzi. Pratica, paghi 3 e prendi 2. Sì. Prendi. La mamma c'è cascata. Ho detto sì, ma la mamma c'è cascata. La stanchezza. Sì, tra l'altro ho quest'occhio che mi lacrima e mi brucia. Infatti ogni 3x2 si gratta l'occhio che gli dà fastidio. In un modo incredibile. In più ho sempre il famoso mal di testa. Abbiamo preso in questo 3x2 un pantacollant leopardé. Sì, che Nadia adora leopardato, ha una maglia manica lunga leopardata, proprio così, è solamente la maglia invece del pantalone col collino al lupetto, insomma il collino un po' più altino. E non ho trovato grandi cose, ovvero non c'erano colori che mi piacevano e alla fine ho detto vabbè, anche se uno prendo questo. Tanto alla fine a Nadia sicuramente tanto piace. È venuto gratis alla fine, quindi è sì. Il 3x2. Poi abbiamo preso sempre pantacollant. Questo però è per Maria Chiara. È un set di 3 pantacollant e sono questi per Maria Chiara, infatti la taglia è 8, taglia, 9, taglia, 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 taglia. 7-8 anni. Ah, 7-8. 7-8 anni, c'è un colore viola, un colore un po' più rosa. Un colore un po' più blu. Questi sono i colori che vuoi sempre tu. Quelli qui. E in abbinato. E in abbonato. Ci abbiamo preso le maglie, sempre con gli stessi colori. Viola, rosa e ovviamente blu. E blu. Manica corta, semplicissime. Sempre per taglia 7-8. No, c'è scritto 6-8 anni. Sì, perché la parte di sotto c'è il problema che sta sempre più corta. Esatto. La parte di sopra invece ci volano nelle maglie tutte le volte, quindi si tende a prendere le maglie un po' più piccoline e il pantacollant invece più grande perché c'è il problema della lunghezza. E niente, basta, gli acquisti sono finiti. In più avevo un buono sconto del 20%. Sì, 20%. Mi sembra che si poteva applicare a il gruppo delle cose anche del 3x2 e di conseguenza abbiamo fatto un unico sconto totale. Era praticamente l'unica offerta al 3x2 che si poteva accumulare con lo sconto del 10%. Esatto.
quindi perché di solito due offerte non si possono mettere. Comunque gli acquisti sono finiti qui, anche perché ero andata anche per Andrea perché non l'avevo trovato in altri posti, ma una delusione totale. A parte la linea, quella che si può usare in più fasce di età perché ha i vari bottoncini che si spostano, allora, non me lo ricordo come si chiama, ma ci sono i bodini, i pantaloni che avevamo visto per quando doveva nascere, non c'era niente, qualche vestitino, ma non c'erano taglie, non c'erano niente, non c'erano grandi cose, qualcosa da maschietto, ma no. E poi abbiamo riscontrato lo stesso problema in più negozi. Comunque, addirittura c'erano pantaloncini completi, no? Col pantaloncino corto, e poi sopra c'era la maglia con il pelo e il cappuccio, cioè proprio felpate. Sì, strano proprio come abbinamento. Ma... oppure pantaloni che a toccarli erano estremamente pesanti, anche se non erano pelosi all'interno, e poi sopra la maglia a manica corta. O addirittura le canottiere. Quindi, boh, non lo so, o la moda sta diventando strana, o se no, boh, non lo so. Hanno quindi finito le idee. Sì, ma è come se avessero rimasugli di magazzino e hanno tante collezioni mischiate, quindi c'è un pezzo di quello, un pezzo dell'altro. Sì, e non sanno più cosa mettere in vista. Ma secondo me non hanno nemmeno realizzato che c'è stato. No, cucito proprio alcune cose, secondo me. Perché ci sono sempre le stesse cose. Dici, modelli nuovi non ne hanno fatto. Non c'è niente di nuovo. E in più, appunto, c'è una taglia di una cosa, una taglia di un'altra. Cioè, qua come quando fanno lo sconto, che per dire è rimasto l'ultimo pezzo, tipo le maglie lì di Elsa e Anna che abbiamo preso nel video di H&M scorso, che erano lì, era rimasto solo quella misura. Sì, e per fortuna l'abbiamo presa noi. L'abbiamo presa a un prezzo bassissimo, cioè invece di 22,90 euro l'abbiamo prese tipo 4 euro, sì, sì. No, non me lo ricordo, cioè, più, andate a vedere il video. Tre magliettine, quindi nel senso. Però, boh, non lo so, prezzi alti e cose non così belle. Sì, stanno iniziando belle ad alzare il tiro e quindi diciamo che... diciamo che alcune cose per i prezzi che hanno si può comprare anche di meglio. Sì, appunto. Ecco. Comunque, niente, basta. Questo video finisce qua, poi appena finisce questo facciamo anche l'altro. E quindi babbo vi saluta e nel frattempo Andrea si è addormentata. Esatto, beata lei perché pure io vorrei dormire. Comunque vi volevo ricordare che chi non l'ha ancora fatto e ha il piacere di farlo per poi continuare a seguire i nostri video addormentati, qui sotto c'è un pulsante che si chiama iscriviti al canale. E se questo video stranamente vi fosse piaciuto, perché è veramente strano come video, siamo abbastanza mosci, metteteci lo stesso un bellissimo like. Un like per la mosceria. C'era la cremeria e noi abbiamo la mosceria. La mosceria. In più, se e volete... Gigi? No, Gigi sta dormendo. Ah, anche lui si è mosciato. Sì, esatto. E se non vi volete perdere tutti gli altri video che usciranno, attivate la nostra fantasmagorica, esuberante, cristallizzante e sonnellinizzante campanella che fa... sembra il sonaglio delle mucche. Esatto. Campanaccio, no? Esatto. Ed infine abbiamo anche un bellissimo profilo di Instagram. E ora che abbiamo detto tutto e ci stiamo addormentando all'impiedi, noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.